Oggi vi voglio parlare del nostro fantastico viaggio in Bulgaria. Seguite questo video, vi parleremo di un viaggio straordinario attraverso panorami meravigliosi, attraverso delle strutture architettoniche stravaganti. Seguiteci con attenzione, gustatevi questo video. Benvenuti amici di Mai. Better Life Siamo appena arrivati a in Sofia. Sofia, in Bulgaria, dopo varie peripezie. Infatti non abbiamo fatto video per scongiurare tutto quello che ci è accaduto, dal Sì. blocco della carta di credito, Siamo un po' provati già. febbre, mal di gola, tonsillite, tutte. Siamo carichi di antibiotici, ma siamo appena Tu sei arrivati, carico di antibiotici. io purtroppo, tu stai bene, stai meglio di me. Siamo appena arrivati qui al SAT Hotel, nostro hotel di montagna a due passi da Sofia, e adesso vi racconteremo questa nostra avventura bulgara. Voi lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e ci vediamo subito dopo la nostra. Fantastica sigla. Assaggiamo. Buono. Grasso e speziato. L'hotel dove stiamo alloggiando è un 4 stelle lusso, appena fuori città. Siamo a circa 15 km, ma neanche, forse 10 da Sofia, ed è uno spa hotel. Si chiama, io non lo so dire, dico 6 a numero. Comunque vi scriviamo tutto in descrizione, e ha a disposizione una vasca idromassaggio, che però in questo momento non funziona, e una zona spa con una bella piscina molto rilassante e tutta la zona con il sauna e quant'altro, insomma, cromoterapia, bagno turco. Stamane colazione al volo e poi andiamo a visitare paio di monumenti. Sono molto lontani da qui, dobbiamo fare circa 350 km ad andare e 350 km per ritornare, però visiteremo dei monumenti, Non dire niente, non dire diciamo, non dico niente. niente, non vi dico niente, li vedrete tra un po', ma sono monumenti bellissimi. Comunque il cappuccino è dignitoso, ma un po' bollente. Beh, ti sei bruciata? Com'è Un po' la lingua. il cappuccino? È buono ma bollente. Sei pronta a questa avventura? No, Quindi col cappuccino, la tazza è l'avventura che stiamo ostinata. per andare a fare in Sì, macchina. così poi in macchina ti spiegherò un po' di cosine. A posto. Oh, ma quanto è figo sto teschio di bufalo. Che cos'è? Bufalo americano. Cioè, vogliamo parlare di questa macchina che ci è andato, piena di ammaccature, di cose. Speriamo che non ce le facciano pagare. Noi abbiamo fatto le foto, vabbè. Comunque, siamo pronti, siamo per partire. Andiamo? Che il viaggio è lungo. Abbiamo fatto forse 500 metri, siamo da un'ora bloccati Sì. nel tipico traffico bulgaro Beh, del lunedì. lunedì. Ah, non è festa qui 25 aprile domani. E vabbè. Siamo bloccati, niente, arriveremo lo stesso con un po' di ritardo. Siamo Sgranchendo le gambe. sgranchendo le gambe, siamo a 60 km circa dall'arrivo della prima tappa del nostro tour in Bulgaria. Abbiamo una vasta scelta di bevande. Adesso ci rifociliamo. Io ho scelto un caffè al caramello salato, lo proviamo. Beh, allora, assaggiamo sta roba anche. Puoi vedere che ho preso il Mars? No, quello l'abbiamo fatto vedere. Il Mars Preso il Peanut Mars, il Butter. E tu, il Twix, sei mio banale. classico. Assaggio sta roba. Dolcissimo, ma buona. Beh, com'è?
Buono? Dolce. I brutti tempi dell'indifferenziato, ragazzi. Che tristezza. L'uscita dell'autostrada è Stara Zagora, quindi non vi potete sbagliare. Finalmente eccoci arrivati alla prima tappa del nostro tour fra i monumenti brutalisti. Questo monumento si chiama in inglese Samara Flag Monument, quindi è facile da trovare su Google Maps. È dedicato, siamo a Stara Zagora, è un monumento dedicato ai combattenti di Stara Zagora fine 1800. Qui ci fu l'ultima e decisiva battaglia che sostennero i soldati, valorosissimi soldati bulgari, contro i soldati dell'impero ottomano, quindi dei turchi, e vinsero questa battaglia. Poi nel 900 hanno costruito questo monumento con un braciere acceso giorno e notte, monumento costruito in stile russo, che commemorava la vittoria di questa grandiosa battaglia. Adesso lo andremo a vedere più da vicino. Era il braciere sempre acceso giorno e notte, e questo è l'incredibile panorama di cui si gode da quassù. E questa è la bandiera, guardate com'è possente. Stanchi perché abbiamo fatto tutta questa scalinata a piedi, ma felicissimi di aver visitato questo bellissimo monumento. Adesso prendiamo l'auto e ci trasferiamo in un altro, non lo so, non lo diciamo, manteniamo la suspense. Un altro bellissimo, ancora più bello di questo, monumento brutalista dedicato al comunismo sovietico. Una cosa particolare in Bulgaria, se zoomiamo un po', c'è il conto alla rovescia, il semaforo ti avvisa quando sta per scattare il verde, vedete? Siamo arrivati all'apogeo del brutalismo mondiale. Questa è la sede del partito bulgaro. Pensate, hanno spianato un'intera montagna per realizzarla. Guardate. Purtroppo è stata saccheggiata, è in stato di abbandono. Sul tetto della struttura c'era una copertura in rame con una falce e martello gigantissimo. Guardate qua. Struttura meravigliosa, anche un po' pericolante. Tutto questo lo dobbiamo a Human Safari, Nicolò Balini. Grazie a lui abbiamo scoperto un posto così meraviglioso. Insomma, il posto non è proprio mantenuto bene, cade acqua dal soffitto, guardate qui. Comunque, se riesco vi metto delle foto sugli interni, perché non si può entrare, vedete il cartello alle mie spalle, no entry. E quindi vi metto delle foto su quelli che erano gli interni della struttura. Intanto mia moglie sta impazzendo perché lei ama questa architettura, ama i murales, ama tutto. Ecco, guarda quante foto si fa, guarda che meraviglia.
abbiamo finito questa avventura, adesso torniamo in hotel, un po' di relax, un po' di spa e via, che dici? Oggi giornata impegnativa, ricca colazione, abbiamo due mete, una rilassante e l'altra culturale. Andiamo al monastero di Rila e all'Eterna. Oggi tappa importantissima del nostro viaggio in Bulgaria. Guardate alle mie spalle con le sue imponenti mura. Siamo al monastero. No, sembra la scuola di Viktor Krum, che era bulgaro in Harry Potter, ma in realtà è il monastero di Rila, importantissimo monastero della cristianità ortodossa bulgara. Ha queste grandi mura ed è circondato da montagne, è praticamente isolato da tutto il resto della nazione, perché proprio in mezzo alle montagne, ci siamo circa a 1100 metri di altezza, ed è veramente un posto inaccessibile e tra l'altro è difeso da mura altissime. Pensate che durante i 500 anni di dominazione ottomana qui è rimasta la cristianità in Bulgaria, quindi da questo luogo poi è iniziata la riconquista. Qui è nato l'ideale di riconquista da parte dei cristiani ortodossi dell'intera Bulgaria dominata dagli ottomani, che erano turchi e chiaramente erano di fede musulmana, mentre qui risiedeva la cristianità ortodossa bulgara. Andiamo all'interno e vediamo un po' di immagini, perché il posto è meraviglioso. Abbiamo appena finito il tour, ragazzi, ve lo consigliamo tutti e due, sì. È bellissimo, un'oasi di pace, di relax. E dovete assaggiare. E vi trattano tutti bene, dovete assaggiare il pane del monastero, fritto, buonissimo, con sopra confetture di mirtilli o di fragole. Adesso è arrivato il momento del relax, quindi noi stacchiamo anche dai social. Alle mie spalle Saparevo Banski. A Sapareva Banja, che è la località termale, una delle località termali più rinomate qui in Bulgaria. Ci sono bagni, piscine, termi, si sente anche un odore di zolfo, quindi molto positivo per noi. Adesso ci andiamo a rilassare. E beh, direi che è arrivato il momento di fare un tuffo in paradiso. Inizialmente le ho detto: ma dove mi hai portato? Era una piscinetta piccolissima, poi ci siamo messi a girare, effettivamente è una delle piscine principali. Belli, è enorme la struttura e costa davvero poco, circa 15 euro tutta, c'è tutta la giornata. Questa acqua fumante, 40 gradi, poi c'è 15 bellissimo. Gradi. Bellissimo.
Questo posto, fatti vedere, guarda come si è rilassato. Merita una vista assolutamente, diciamo, rilassata. Cioè praticamente 5-6 mesi di tensioni, hanno scaricato tutte qui in 4 ore. Acqua bellissima, pulitissima, caldissima e freddissima. Sulfurea. La pelle è liscissima, come quella del culetto di un bambino. Un'altra cosa bella è che basta comprare una bottiglia d'acqua, più o meno 50 centesimi, e qui in Bulgaria ogni 3x2 c'è una fontana con acqua ghiacciata che scende dalla montagna, è buonissima. Ultima colazione in hotel, abbiamo l'aereo stasera alle 21:20 chiude il gate, quindi alle 10:30 partirà. E ci godiamo l'ultima colazione e ci siamo tenuti l'ultima chicca, ovvero Sofia, all'ultimo giorno. Salutiamo il nostro hotel e ci dirigiamo verso Sofia. Ci siamo tenuti Sofia alla per fine ultima, no, sì. Non siamo gente di città, noi ci piace più un po' l'avventura, la campagna, la montagna, la collina, il mare, ma andiamo a Sofia comunque, è doveroso fare un giro in centro città. Ragazzi, parcheggiare qui a Sofia è un'impresa, dovete trovare assolutamente chi vi distribuisce questi cartellini, perché l'SMS non funziona, costano 2, quindi 1 euro l'ora circa, e potete stare massimo 2 ore. Finalmente siamo riusciti a parcheggiare a Sofia. Si deve scaricare l'applicazione Sofia Plus, ve la faccio vedere, magari di sovraimpressione, si paga con la carta di credito, se no impazzirete e soprattutto vi metteranno la ganascia e non è mai piacevole, che non parlano bene in inglese. Che state ammirando alle mie spalle è la statua di Santa Sofia, chiaramente patrona e protettrice della città. Una piccola curiosità su questa statua: è stata contestata chiaramente dai più ortodossi cristiani perché è molto prosperosa, e in effetti qualcosina da dire ci starebbe. Italiano, qui nei supermercati troviamo la pasta Granoro, pugliese, la Felice che producono praticamente dietro casa a Gravina di Puglia, c'è anche la versione bio, è sempre orgoglio tutto pugliese, H, primitivo di Manduria, buonissimo. Tra le bevande spicca questa Coca-Cola che non so che cosa sia, e poi c'è la Fanta gusto uva. Eh vabbè, non lo conosco, sì. Poi mentre a Bari abbiamo il polpo, qui bevono il pulpi. Gustandomi questo rodolo, che è un dolce di pasta sfoglia arrotolato e cotto sui carboni con pistacchio e miele, siamo arrivati alla cattedrale. Questo ve la facciamo vedere. Siamo alla famosa cattedrale di Aleksandr Nevsky, famosa, la più importante chiesa di Sofia, per le 12 campane
dalla più pesante alla più piccola, tutte prodotte in Russia. Cattedrale chiaramente ortodossa, come si può vedere dalla croce qui dietro. Dentro non si possono fare le foto, o se si possono fare sono a pagamento, ma noi non paghiamo. Questa è la chiesa bellissima di San Nicola, e il santo è raffigurato qui in alto. Tra l'altro noi siamo di Bari, le spoglie del santo sono a Bari. Ultima sosta, ci beviamo qualcosa al melone e qualcosa al limone, sembra, al cedro. Così è terminata la nostra stupenda avventura in Bulgaria, un paese straordinario, ricco di persone, con un cuore meraviglioso. Abbiamo incontrato una ricchezza d'animo assurda, ci è piaciuto tantissimo viaggiare per queste strade meravigliose della Bulgaria. Hanno tra l'altro delle ottime autostrade dove poter viaggiare. Consiglio la Bulgaria a chi ama fare i viaggi on the road, in camper, in macchina, ma anche in moto, soprattutto in moto nella stagione primaverile, autunnale, ma anche in estate. Offre delle strade, dei panorami eccezionali. Se questo video vi è piaciuto, vi prego di lasciare un like, di commentare qui in basso e soprattutto di darci la vostra impressione. Se siete stati in Bulgaria, consigliateci cos'altro vedere, oppure consigliateci quale altro posto poter fare le prossime vacanze. Restate sintonizzati perché andremo in posti meravigliosi, presto un viaggio in Grecia meraviglioso, e seguiteci con affetto accendendo la campanellina. Ciao, alla prossima!